niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio, clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Partita già in corso di svolgimento. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Secondo me l'uomo della partita sarà El Shaarawy. La sua velocità, la sua tecnica, il suo grande possesso palla sono qualità che tutti conosciamo e sa farsi valere anche come finalizzatore. Pensavo la stessa cosa, stiamo a vedere se confermerà le nostre attese. Cerca di lanciare il compagno. Perotti prova a spingere sulla corsia di destra. Perotti la gioca bassa, pericolo. È rimasto intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Cerca un compagno. El Shaarawy scatta verso il pallone. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Vuole il lancio filtrante. El Shaarawy scatta verso il pallone. Kolarov può tentare la conclusione. E c'è il gol della Roma. Prima rete per la Roma. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Il Frosinone è invincibile in casa. Nelle ultime 5 partite giocate in questo stadio è sempre vinto. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Sceglie di battere corto. Ecco il tiro! La sfera entra in porta! Sono di nuovo in parità. Si ricomincia da una situazione di parità. Incredibile! Il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. L'azione era partita bene, non sono riuscito ad arrivare in area però. Arialdo. Si riprenderà con una rimessa laterale. Kolarov prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Passaggio sulla destra. Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. Buona l'azione sulla destra, vediamo come volte. Intercetta il passaggio, pericolo. El Shaarawy.
Florenzi. Ci prova. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. 30 minuti sul cronometro. Arriva nella tre quarti avversaria. Si libera della palla ed evita complicazioni. Dzeko, autore del gol del pareggio negli ultimi istanti della scorsa partita. Perotti. Florenzi. Bella rete di passaggi. Prova il filtrante. Prova la giocata nello spazio. Florenzi riceve in posizione interessante. C'è letteralmente una pioggia di cross in area. Sì, quando è una torre al centro dell'area devi provarci. Più palloni metti in mezzo, più chance hai di segnare. Basta un mezzo pallone giocabile per arrivare al gol. Certo, affidarsi solo al cross può essere noioso e prevedibile, ma rimane una tattica che può dare i suoi frutti. Florenzi. Tocco morbido. Perotti. C'è il retropassaggio. Qui cercherà il tiro. La mette in avanti. Cerca spazio. Molinaro scatta verso il pallone. Perotti. Prova a verticalizzare. Dzeko la gioca sulla destra. Dzeko. Pericolo in area. Vede la porta. Prova il tiro. Fuori. Non di molto. Questa è anche l'ultima azione del primo tempo. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. È tutta una questione di spirito di gruppo e di volontà di non mollare. È questo l'atteggiamento che i tifosi apprezzano di più. 1-1 dunque alla fine di questa prima frazione. Si ricomincia. La butta via e fa respirare la difesa. Dzeko. Perotti. Perotti. Bel gesto tecnico. Vuole la profondità. Perotti con il cross. Ottimo disimpegno, fondamentale. De Rossi l'appoggia sulla fascia. Florenzi, il suo pallone è morbido, riesce ad intercettare. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. La Roma ha raccolto uno spettacolare pareggio nell'ultima combattutissima partita. 2-2 il risultato finale. Provano a ripartire da dietro. Salamon. Decide di sfruttare la fascia. Cerca spazio. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Calcio d'angolo battuto corto. Qui deve tirare. Conclusione sul fondo. Hanno avuto meno occasioni degli avversari e ci hanno provato così. Forse è meglio avvicinarsi un po' di più. La Roma non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Prova a passare con un pallone profondo.
riceve un pallone interessante. Palla intercettata. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Perotti! Kolarov. Si libera la grande. La butta in mezzo. Conclusione. Tiro davvero da dimenticare. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Arialdo. C'è la palla lunga, in avanti. Alfredson. Opportunità di ripartire. E trova il compagno. Gioca con un pallone lungo. Attenzione, buona, in gioco. Inserimento da manuale con i tempi giusti. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Pastore avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Pallone lungo, in verticale. Fazio legge bene l'azione, blocca il pallone. Lancio lungo del portiere. Perotti. Cerca l'uomo là davanti. Riceve il passaggio. Prova la giocata di Fino. Tocco preciso. Stanno provando a cambiare un risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Molinaro. Alfredson. Possibilità per Quagliarella. Molinaro prova a salire sulla fascia sinistra. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. La partita è un gol semplicemente fantastico. Questo è un gol stupendo, stupendo. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Una traiettoria strepitosa. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Adesso conducono. Anche se solo con un gol di scarto. Mai darli per spacciati. Sono di nuovo in vantaggio. Ora devono cercare di resistere. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! È impossibile fare pronostici in una partita così aperta e combattuta. Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accorgertene. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Nuovamente in parità, non mollano mai. Beh, il mister non sarà certo contento, erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. Gran palo. Palla allontanata senza troppi complimenti. Campbell cerca spazio. Cipsa. Bella apertura. Promis sbroglia la situazione. Non è ancora detta l'ultima parola. Potrebbe non finire in pareggio. Vediamo se c'è un guizzo finale. Promis. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Cipsa. Il fischio finale è vicino. Questa potrebbe essere l'ultima occasione.